Oggi siamo qui con Nunzio e Angela, il 17 febbraio, 56 anni di matrimonio. E siamo qui per raccontare una grande storia, la loro storia d'amore, in occasione del 14 febbraio, che è il giorno di San Valentino, il giorno, la festa di tutti gli innamorati. Innamorati, non sposati e fidanzati, perché è proprio questa la differenza più grande. Attraverso alcuni aneddoti, Nunzio e Angela ci spiegheranno la loro bellissima storia d'amore. Allora Angela, ricordi il tuo primo incontro con Nunzio, il momento in cui avete capito che eravate fatti l'uno per l'altra? Allora, il primo incontro non è come adesso, facile che uno si incontra, si fa. Prima era difficile, perché per incontrarci lui aspettava sempre allo studio che io uscivo per parlare, però non uscivo. Allora avevo una cantina che la sera, un po' tardi, quando era scuro, era buio, andavo a chiudere questa cantina, che era la stessa strada dell'abitazione di casa. E allora lui sempre aspettava, perché prima i genitori, le mamme non facevano uscire facilmente come adesso, no? Allora andavo a chiudere questa cantina e lui aspettava e io passavo, chiusi la cantina e passai. Avevo la maglia così addosso, senza mettere il braccio, perché lui non vuole la prima volta, aspettava sempre, da parecchi, un po' di tempo, no? E io non mi fermavo, perché diciamo stava questa, ho detto non è come adesso, che uno... io avevo questa maglia addosso, senza le braccia, lui pensava, lui pensava che era, io la maglia avevo indossata, okay. Invece no, l'avevo così, okay, è rimasto con la maglia in mano e io me ne andai. Allora dissi a lui, che me ne frega a me, se tieni qualche sorella, dagli alla tua sorella la maglia. Poi venne, diciamo, va bene, venne qualche, non mi vede la maglia. Allora quando a lui incontra, disse, senti, dammi la maglia, sennò qua stasera succede finimondo, perché non vedendo la maglia, vabbè, è stato uno zio che mi ha cresciuto. Allora lui dice, no, se tu vuoi la maglia, mi devi dire sì. Così, Nunzio, subito. Allora dico, ma vaffanculo tua maglia. E poi iniziò che poi, vabbè, lui passava con la moto, poi quando andò a San Michele con le penne col moto, sul moto per farsi vedere che andò a San Michele, passava, insomma, la conclusione, poi fino alla fine, poi, diciamo, poi mio padre venne, che abitava a Mariotto, venne per prima, si prendeva, come si dice, informazioni, okay, sia loro e sia, certo, diciamo, dalla parte uno dell'altro, la famiglia e cosa. Allora mio padre, quando sentì che aveva, parlando con dicendo, il cavallo con il traino, prima si pensava che ricchezza era. Allora poi prendendo, diciamo, questa cosa, e allora poi, ma ci va bene, va. Allora prima di portare... Sì. Allora mi ho detto, dice, sì, però prima si usava che prima di portare i genitori loro, o uno o l'altro, si devono incontrare i genitori, si parla, non che si parlava già, diceva che io questo li posso dare, e si diceva prima che prima non è come adesso che tu prendi il corredo e lo dai, prima volevano sapere quanti panni, quanti lenzuola, quanti, tutto il corredo che uno portava. Allora se uno era d'accordo, i genitori, allora ero d'accordo, perché io avevo 20 anni quando mi sposai, e prima si prendeva, doveva firmare i genitori, perché prima non eravamo maggiorenni per sposare, a 21 anni, io avevo 20 anni, allora i miei genitori vennero al comune per mettere la firma, per darmi il consenso di sposare. Allora, diciamo, questo zio che mi è cresciuto, allora dice che tu in 5 mesi ti devi sposare, se no questa è la porta e cammina. Questa è la, diciamo, il... Poi ad uscire non è che potevo uscire sola, una avanti e l'altra dietro. A stare seduti fuori, no, non è come stiamo io e te. Io qua, lui là,
l'altro qua, distanti. Tante volte lui diceva a me che queste case antiche, no? Diciamo la cucina, che è un cucinino, era dietro. Allora lui, per, non so, per, forse l'occasione per dare un bacio, una cosa, allora diceva che voleva l'acqua, e dico, vabbè, se la vuoi vattela a prendere. E poi l'altra cosa che fece, lui se ne andò, la peggio la portai io, perché venne con la moto spenta, mio padre aveva la stessa moto sua, e avevo una zia che abitava la stessa strada, quando vidi il motore, convinto che mio padre venne, lui entrò, stavo sola, e prima ho detto, non è come adesso di muro, sì. Erano le tente, sì. Mi prese a un angolo e mi stava a dare il bacio. Venne questa zia, successo il fine mondo, lui poi, logico, prese la moto e se ne andò. Allora la peggio la portai io, perché prima, certo. Non è come adesso. Certo. Mi ricordo che quando l'ho visto, era una ragazza che mi piaceva, però non la potevo mai, non potevo mai avere l'occasione di parlare, di fare una dichiarazione di amore. E passavo spesse volte davanti alla casa. La vedevo, sì, però no, non c'era l'occasione di poterla parlare. Un mio amico di vicino di casa sua, quando mi ha visto di passare spesse volte, un giorno mi incontrò e disse, ma tu che cosa vuoi? Ti vedo passare parecchie volte. E gli dissi il fatto a questo amico mio. Allora disse, non ti preoccupare, me la vedo io per farla uscire, perché è stata sempre una ragazza che non usciva tanto facilmente dalla casa. I zii la tenevano stretta. Allora, questo amico si è preso questa briga di dirgli agli zii, vedi che qua c'è un giovane che vuole da Angelina. Allora, così uscì con mi ricordo, con una zia, Cage, andarono all'altra sorella della madre, che abitava a via Sarcone, mi pare. Io, quando ho visto che sono usciti in compagnia con questa zia, ma dico, stasera c'è l'occasione di fermarlo, di parlare. Anche se stavo con la zia, perché prima da solo difficilmente la incontravo io. E allora, dopo un po' di tempo che sono andato dalla zia, ci sono state quasi una mezz'oretta, mi avevo già incuriosito. E allora stavo decidendo di non aspettare più, me ne dovevo andare. Dico, se stanno dove, si stanno qua, non c'ho l'occasione di parlare. Vedere così, o se ne accorso, no? Se ne venendo questa zia, e poi ho trovato l'occasione di parlare, di fargli capire che io ero innamorato di lui. Da quel momento mi sono... Quella fu la prima dichiarazione che io ho fatto. I tempi prima erano diversi, sì. Quindi c'era davvero tanta difficoltà anche nell'incontrarsi, lo si faceva di nascosto, a differenza di adesso che chiaramente i giovani vivono l'amore in maniera diversa. Però resta sempre il fatto che queste relazioni, queste storie d'amore,
siano durature nel corso del tempo. Magari non esiste la ricetta d'amore perfetta, però esistono quelle piccole cose che possono renderla veramente ben salda e quindi eterna. E cosa consiglieresti tu, Maria, ai giovani per vivere davvero una storia d'amore, diciamo, duratura e ben salda nel tempo? Io penso che, come ho detto, non è come tu, perché pure io quando mi fermavo con lui avevo paura, perché prima, insomma, no, i genitori erano severi. E allora, mentre che stavamo parlando, subito se ne andava lui, ma ero più io che me ne andavo e non lui, per dire. Però io dico che i tempi, ho detto, sono cambiati assai. Brutto era prima e brutto è adesso. Adesso io penso, sì, c'è l'amore, sono, non so, fidanzati e cosa, però io dico che c'è superficialità. È troppo adesso, troppo. Ho detto, brutto era prima e brutto è adesso. Quindi, adesso come che uno stanno insieme, non so cosa succede, come che sono già stanchi, già della stanchi. Diciamo della vita, delle cose. Non è come noi che ci siamo sposati veramente, diciamo, con come devo dire, con sincerità. Adesso non so, si sposano soltanto, io dico, per interesse, che poi dopo poco, ciao, non sono più niente. E io vedo anche pure che convivono e cose, anche lui non è d'accordo. Dico, io uno quando si vuole, si sposa, si forma una famiglia, ma come ho detto, è difficile adesso vivere, sia per il ragazzo e per la ragazza. Lucio, cosa senti di dire ai ragazzi di oggi? Che c'hanno troppa libertà di fronte alla libertà che avevamo noi, che non lo facevano uscire. Mo i ragazzi di oggi hanno troppa la libertà e qualche occasione, qualche litighetta dopo il matrimonio sempre nasce. Però devi fare una cosa giusta, a volte ha ragione lui, lei, un'altra volta ha ragione e allora si cerca di andare d'accordo. Si cerca di andare sempre d'accordo. Ci vuole tanta non pazienza. Non è che adesso, come fanno la prima litighetta, subito si dividono. Questo. Grazie Angela, grazie davvero Nunzio per questa bellissima testimonianza d'amore che spero possa arrivare soprattutto ai più giovani nel giorno di San Valentino, ma non solo, perché non è una festività a decretare l'amore vero. Io vi auguro un amore eterno, ma l'avete già creato con la vostra bellissima famiglia e con questo ricordo che porterò sempre nel mio cuore. Ancora auguri. Ma noi San Valentino non ci interessa di farci regali, niente, anche quando arrivano i compleanni. Perché non servono quelli. Lui dice, non mi servono, vale la pena. Allora serve l'amore.